abbiamo insieme a noi, a proposito dell'azione privata, il presidente della Sersalese, squadra militante nel girone C di seconda categoria, Giuseppe Schipani. Lo ringraziamo per la disponibilità, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. E allora, tra l'altro anche questo è un modo per riprendere quello che facevamo su Stadio Radio, perché facevamo il tour delle squadre di seconda categoria. Allora, oggi abbiamo con noi la Sersalese, che ha anticipato i tempi con un comunicato stampa inviato e pubblicato nei giorni scorsi. Che cosa avete fatto, Presidente? Lascio a lei la parola. Sì, ora noi crediamo che di questi periodi sia un obbligo fare beneficenza, specialmente quando si può fare beneficenza. Allora abbiamo accolto l'occasione e abbiamo rinunciato al premio di iscrizione di 1500 euro che ogni anno il comune gentilmente ci dà, e abbiamo deciso di trasformarlo in buoni spesa per tutti i cittadini bisognosi, chi ha bisogno, diciamo, perché non è una situazione facile. Quindi credo che la beneficenza adesso sia un obbligo per noi, per chi può fare beneficenza, per chiunque può fare beneficenza. Decisamente sì, tra le altre cose parliamo di una realtà Sersale dove c'è una comunità molto partecipativa alle vicende del calcio, una comunità piccolina perché è incastonata nel cuore della provincia di Catanzaro, e quindi credo, Presidente, che questa situazione, che nessuno si augurava, possa comunque essere un ulteriore collante per una comunità conformata come quella di Sersale, ma la Calabria è piena di centri simili a Sersale. Sì, anch'io penso questa cosa. Poi io vivo Sersale di persona, ed è una comunità molto legata a sentimenti forti, infatti si vede anche dalle attività commerciali, parecchie aziende hanno fatto beneficenza oltre alla scuola di calcio, diciamo, quindi è una cittadina ben vista su questo aspetto qui. Mimmo. Sì, Presidente, ben trovato. Allora, buonasera. Proprio, vede, l'esempio che citavamo prima, che parlavamo prima con Emilio, è il caso calzante, insomma, di quello che avete fatto, ma allo stesso tempo è anche quello che io chiedevo agli altri ospiti che ci sono stati prima. Io penso che fare calcio dilettantistico, poi magari più si scende di categoria, meglio è da questo punto di vista. Non è soltanto calcio, ma è fare dell'attività socio-educativa nelle proprie comunità di appartenenza. E penso che il vostro gesto, oltre che alla bontà d'animo, diciamo così, della singola persona, rientra anche in quel DNA che una società di calcio a livello locale debba avere, perché è espressione della società di cui fa parte. O sbaglio, Presidente? Assolutamente vero, avete proprio espresso il concetto nel migliore dei modi. Mentre, Presidente, perché noi per lo più trattiamo Serie D, eccellenza, promozione, ma ecco, in seconda categoria invece come ci si sta organizzando? Cioè, quali sono le vostre idee rispetto al futuro? Sareste pronti a ripartire? Non ha più senso? Ecco, sotto questo aspetto cosa pensate? Io credo che adesso prima di tutto venga la salute di tutti, diciamo. Quindi, e non ci piove su questo, siamo. Avviso, sarebbe un errore gravissimo tentare di ripartire quando non ci sono le condizioni per poterlo fare. E non credo, anche per l'entusiasmo adesso che avvolge, come si dice, la situazione, un campionato di terza, di seconda, ma anche di eccellenza, di Serie D, anche a livelli alti. Dopo tutte queste vittime che ci sono state, dopo il rischio che si può correre, secondo me ripartire non sarebbe la migliore soluzione per tutti. Poi giustamente c'è anche la parte burocratica da rispettare, quindi bisogna anche vedere le intenzioni della Lega. Noi siamo iscritti al campionato, quindi dobbiamo rispettare le decisioni che verranno prese. Certo. Quindi insomma vi rimettete a quello che sarà poi il deliberato della LND, che presumo poi andrà a condizionare i vari comitati regionali, posto che è evidente che ci sono situazioni diverse da regione a regione, questo lo dico nei numeri, non lo dico io.
Sì, anche da categoria a categoria poi saranno sicuramente diverse le situazioni. Già in Serie D, magari una squadra che sta vincendo il campionato, che ha investito sulla stagione, si vede bloccare un campionato, non si sa se ci saranno promozioni o retrocessioni, ma l'impatto è diverso. Per noi che siamo un calcio più amatoriale, dove non abbiamo grossi investimenti, magari la vediamo in maniera diversa, va? Bloccare un campionato per noi è molto più semplice, diciamo. Certo. Questo è fuori di dubbio. Presidente, complimenti comunque per la vostra iniziativa e grazie per aver accolto l'invito a intervenire qui su Stadio Radio. La ringrazio. Grazie. Gentilissimo.